Ciao a tutti! Allora, ho fatto un altro ordine da Eccoverde. Non è che io abbia una passione particolare per il bio. Semplicemente questo sito mi piace, ha un sacco, tantissimissima scelta, e in più comunque ogni tanto mi piace lo stesso comunque avvicinarmi a questo mondo. In particolar modo ho fatto un ordine recentemente più che altro per ordinare prodotti per capelli. Perché non so, vabbè, come penso avrete capito e come penso di aver detto più volte, sto cercando di farli crescere, vorrei farli crescere bene, vorrei averli belli luminosi, belli lucenti, belli forti per il futuro, e quindi comincio già adesso che comunque sono corti. E quindi ripeto, ho fatto l'ordine prevalentemente per i prodotti per i capelli. Ho visto un po' di video in giro, recensioni, così e quindi mi sono informata e ho preso i prodotti in base a quello che avevo visto in giro. Inoltre questo sito è anche comodo perché comunque sotto ai vari prodotti che voi guardate, che voi vedete sul sito, ci sono diciamo le descrizioni e i commenti di chi già li ha utilizzati, quindi comunque avete una vaga idea o comunque avete anche i pareri di altre persone, quindi è comodo anche per questo. Inoltre poi, come penso tantissime di voi sapranno e come penso di aver anche già detto, se fate un ordine che abbia una spesa superiore ai 39,90 euro, mi sembra, le spese di spedizione sono gratis. Questo è tutto l'elenco. Io ho speso in tutto 44 euro. Ah, inoltre, adesso che mi viene in mente, mi era anche arrivato tramite mail uno sconto del 10% appunto su questo sito, quindi approfittando di tutte queste cose ho deciso di fare l'ordine. Allora, partiamo da due burri cacao. Uno è questo qua di Lavera. Ho preso un sacco di cose della Lavera perché comunque ne ho sentito parlare bene di questa marca in generale e poi è diciamo quella che costa un po' meno di quelle che ci sono su questo sito. Ci sono tantissime marche, però appunto la Lavera è quella che, di cui sento parlare meglio e che costa meno, quindi ho preso un sacco di cose di Lavera. Appunto questo balsamo labbra, è scritto tutto in tedesco, quindi non è che vi so dire molto bene, però magari c'è scritto qualcosa qui. Balsamo Sensitive Labbra, che l'ho pagato 1,89 euro, quindi va bene. E poi ho preso un altro balsamo labbra perché comunque mi stanno finendo quelli che ho ultimamente, di questa marca qua che è la CMD, non so se la vedete. Questo non ha, sa un po' di mentolo, non ha una profumazione particolare. CMD balsamo labbra, l'ho pagato 2,99 euro, ma sì. Poi ho preso un paio di cose di make up, poi alla fine vi faccio vedere tutte le cose per i capelli che ho preso, ma visto che c'ero ho preso anche un paio di cose di make up. Due prodotti della Benecost, anche questa è una marca di cui ho sentito parlare abbastanza bene, abbastanza economica, così. Mi sta finendo la matita per le sopracciglia e quindi ho preso questa appunto della Benecost, che ha anche il comodissimo scovolino per pettinare le sopracciglia, e io l'ho presa nella tonalità Gentle Brown, ce n'erano due mi sembra, una più scura e una più chiara, quindi niente di che. Vi faccio vedere, è molto dura come matita, ecco. Anche questa, come tante matite per sopracciglia per bionde che ho provato, ha quella punta di rosso che mi sta veramente sulle palle, ecco. Però vabbè, l'ho pagata poco anche questa, mi sembra, l'ho pagata 2,99, quindi vabbè. Poi un'altra cosa che ho preso appunto della Benecos, che mi hanno mandato appunto le cose di make up in questa bustina, ho preso il correttore nella colorazione light, che è questo qua appunto classico con come si chiama, che era sicuramente lo scovolino a lip gloss, non l'avevo ancora aperto. Sì, infatti ha lo scovolino così, non l'ho neanche mai provato neanche io, perché proprio mi sono arrivati e non, come si dice, non li avevo ancora guardati, li ho lasciati lì per fare il video. Eccolo qua, la colorazione è questa, lo userò da mettere sotto le occhiaie, insomma, sotto agli occhi, bla bla bla. Non sembra malvagio, un po' pastoso, non molto facile da stendere. Boh.
Però anche questo l'ho pagato poco, l'ho pagato 4,99. Boh, è la prima volta che come si dice, che lo provo, non l'avevo ancora aperto. Mi sembra un pochino difficile da stendere. Un'ultima cosa, poi vi faccio vedere le cose per i capelli. Allora, ho bisogno di un contorno occhi, perché io sono sempre alla ricerca di un contorno occhi decente. Perché l'unico decente finora che ho trovato era quello della Youst, che è un'altra marca bio che però si vende tramite le presentatrici, insomma, come se fosse la Avon, che però era veramente carissimo, 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 era fantastico, ma era carissimo. Quindi io sono sempre alla ricerca di un contorno occhi decente. Ho sentito parlare bene di questo qui della Lavera, che è questo qua con la rosa. Mi si vede, cioè adesso tutto scritto appunto in tedesco, però era con la rosa. Vediamo se qua c'è scritto Face Bio Wild Rose, sì, quindi rosa selvatica gel occhi, che l'ho pagato 1 e sì, ciao, 11,89 per esattamente 15 ml. Appunto, ripeto, l'ho sentito parlare bene da un sacco di gente, è fatto così a tubetto. Boh, non l'ho ancora provato, speriamo. Allora, passiamo quindi poi a tutti i vari prodotti per capelli che ho preso. Ho preso questo set della Lavera, cioè era praticamente un kit che veniva così, di questi due shampoo, aiuto, questi due shampoo più il balsamo. No, non è vero. Sì, questi due shampoo alla mela e il balsamo. Era un kit proprio così, fatto così, e veniva praticamente il kit veniva a 10,99, quindi era anche, cioè, 11 euro per tutti questi tre prodotti. Comunque era anche conveniente. Anche di questo, appunto, ho sentito parlare strabene. È per capelli normali, i miei sono un po' più tendenti al grassino, però mi incuriosiva tanto. Poi, appunto, c'era questo kit, quindi ho deciso di provarlo. La profumazione è spaziale, veramente. Cioè, a me la profumazione di Mila mi fa veramente impazzire. Buona, 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 buona. Non li ho ancora provati, speriamo, insomma, di vedere qualche cosa di buono. Io voglio provarli tutti insieme, quindi sto finendo quelli che ho già adesso, balsami e shampoo che ho già adesso. Voglio provarli appunto insieme, voglio provare insieme questo kit, questo set, per vedere se cosa fa. Poi, sempre della Lavera, gli ultimi due prodotti che ho preso queste due maschere per capelli, eccole qua. Ci si faranno, penso, un paio di applicazioni, non di più. Questa è all'uva. Vediamo cosa dice sul foglietto. Monodose all'uva, trattamento capelli all'uva, 1,49. Costano appunto queste monodosi. Penso che però un paio di dosi ce le si possano fare. Le ho volute prendere perché spero e mi auguro che siano un po' come quelle bustine di maschere per capelli che si trovano nelle tinte. Non so se qualcuno di voi è capitato di prendere delle tinte di quelle che si comprano al supermercato. Alla fine, praticamente, di tutta la tinta c'è sempre, di tutto il percorso della tinta c'è sempre quella maschera barra balsamo barra crema per capelli che vi consigliano di utilizzare e vi lascia dei capelli. Oh, mamma mia, fantastici! Spero, non so. Spero che siano così. Appunto, ho preso questa all'uva e questa qua al mango e avogado. Contengono 20 ml di prodotto ciascuno, appunto 1,49, speriamo. Vi farò sapere. Allora, poi ho preso questo shampoo della Benecos. Shampoo Natural Care with a selection of organic ingredients for silky hair. Ah, ma c'è scritto anche in italiano, perché lo leggo? Perché lo leggo in inglese? Vabbè, shampoo cura naturale con una selezione di ingredienti bio per capelli setosi. Niente, dico la sincera verità, questo l'ho preso perché mi piace la confezione. Dai, è carina, è troppo bella con tutti questi disegnini, mi piaceva un sacco. 150 ml, profumazione abbastanza neutra, niente di particolare. Costava 3,49, quindi appunto una cifra accettabile per uno shampoo. E ripeto, mi piace da matti la confezione, guardatela, troppo troppo carina. Speriamo che sia anche buono.
E poi l'ultima cosa che ho preso appunto sempre per i capelli, scusate il casino della borsa che fa casino, di questa marca Eco Cosmetics, questa confezione che invece non è per niente carina, però dovrebbe essere comunque, si spera, abbastanza buona. Ecco, qua ci sono tutte le lingue tranne l'italiano. Eco Cosmetics, maschera capelli, olivello spinoso e oliva, che l'ho pagata 6,99. Dice in inglese, sto cercando di tradurre, massaggiare sui capelli una volta alla settimana e lasciare in posa per 10-15 minuti e poi, vabbè, risciacquare. Niente, ho letto le descrizioni sotto, diceva che comunque, dicevano che comunque era buona, quindi ho voluto provarla anche questa per completare, diciamo, tutto il mio ambaradan di roba che ho preso per i capelli. Speriamo. Questa come profumazione, un po' gommosa come profumazione, vabbè, boh, vi farò sapere anche di questi. Ripeto, non ho ancora usato praticamente niente di tutte queste cose, le ho aperte, non ho aperto il pacco con voi adesso, ma poco ci manca perché ho aperto il pacco e ho cacciato tutto dentro a una borsina lasciata lì da parte per farvi il video. Quindi non ho ancora provato niente di tutte queste cose. Se, anzi, se qualcuno di voi ha provato qualcuna di queste cose, se mi fa sapere qui sotto con qualche commentino, è ben accetto. Bene ragazzi e ragazze, questi erano tutti gli acquistini che ho fatto appunto dall'ultimo ordine Ecco Verde, che è un sito che comunque vi consiglio. Ripeto, io non sono un amante del bio, del verde, dell'inci, bla bla bla. Diciamo che però quando c'è la possibilità di utilizzare cose che comunque non fanno male né alla mia pelle né ai miei capelli, tanto meglio insomma. Poi ripeto, questo sito mi piace tantissimo perché ha tanta scelta, perché dopo un tot di spesa vi fa fare le spedizioni gratis, mi sono sempre trovata bene con tutti gli ordini che ho fatto, mi è sempre arrivato tutto impacchettato bene, quindi mi piace ordinare da questo sito. Quindi vi mando tantissimi bacioni e al prossimo video.